E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Mad Father. E continuiamo. Eravamo rimasti qua dopo aver salvato. Abbiamo la vita. Io vado un attimo di qua. È chiusa. È chiusa. Mi ha vista, ma sto andando giù qua. Un passaggio segreto. Ho perso una gemma, no, non ci credo. Sta un passaggio segreto. Le stanze delle bambole. Belle bambole. Wow, una gemma. Perché là c'è qualcosa di strano? È tutto chiuso. È stranamente questa aperta. La stessa della reception. Che succede? Ho visto qualcosa di strano. Fammi che brucia. Ho visto qualcuno, ma forse era solo un dipinto della Mona Lisa. Il bagno. Ragazzi, mi sono spaventato quando si è svegliato. Aiuto! Perché quella papà si muove? Ma io senti sapere. Io non ci rientro più. Oh no. Lagga, 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 lagga. Utilizza la chiave. Entra dentro. Sono entrata. Ragazzi, sto sentendo uno strano rumore, perché qua. Scusa se ti passo sopra. Hai preso una gemma. Ma ho avuto paura che se la stava mangiando. Olio molto utile. Fammi salvare immediatamente. Ragazzi, ho avuto tanta paura. No, 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 no. Io quella gemma non la prendo.
È chiusa, oh ficchia, tutto chiuso. Ehi! Cos'è questo suono? Senti, non ci volevo andare neanche io, siamo in due. Allora. Aiuto, però non possono. Ma qui che casa sta? Dammela, ridammela indietro, ridammi mia figlia. Ah, sono andata. La chiave degli archivi. Non so ragazzi come fa a prendere quella gemma. Ah, la chiave degli archivi. Hai usato la chiave degli archivi. Non so cosa che voglio leggere. Vabbè. Non mi interessa. Ah! Ah, questo lì è il palazzo nella casa misteriosa con il potere di controllo il fuoco. Un giorno lei si mise in cammino per ritrovare la sua famiglia da cui era stata separata, dicendo bruciò tutto quello sulle strade. E questo accadde. E così finì e il suo potere andò fuori controllo e distrusse tutto il mondo. Ma lei non riuscì a ritrovare la sua famiglia e rimase una povera ragazza sola. Se io perdo mio padre, anch'io rimando da solo. E questo non voglio. Non voglio che accada questo. Ma se è vero, mio padre? Eh sì, svelta. Ma devo trovare una cosa. Vabbè. Vabbè, di nuovo. Oh? Cosa sta lì? Hai preso il codice? Mamma, lasciami in pace! Ma cosa? Lui solo! Papà! Voglio tornare a casa, voglio rivedere la mia mamma! Non ti preoccupare, la rivedrai presto. Adesso stai calma. No! Non ti preoccupare, no, puoi stare bene. Devo sperimentare soltanto questa medicina. Non ti farà male. Non troppo. A meno. No! Mamma! È chiusa. Però io non ho provato ad andare dall'altra parte. Sapete dove stava Leonardo DiCaprio? Aspetta, fatemi salvare. Attico. Stranamente aperta. Manca un pezzo di scala. Stranamente.
qua sono già andata. Uffa. Lui se n'è andato. Palla di neve! Ah! Posso prendere palla di neve? Vieni qui, palla di neve! Palla di neve, andiamo a salvare. Anche tu, neve. Neve? Aia, ho trovato parole di neve e disse: scusa, ma parole di neve? Avevo di nuovo mangiato i biscotti di... Sì, allora. Grazie papà. Parla neve, mi balleranno sotto, quindi viene stata sopra. Andiamo a salvare papà insieme. Hai preso parla di neve? Dove l'ha messo? Boh, non me ne... A proposito, come si apre il menu? Marco! Marco! Marco, vieni un attimo! Non so come aprire il menu! Allora, uno i barili nel primo piano nella East Hall, due le bambole rosse dipinti nella reception. Allora, i dipinti nero... forse ci devo soltanto ricordare... Allora... sono quattro candelabri, due sono due dipinti. Se non mi sbaglio, ho contato pure io le bambole. Ne sono 8. Quindi 4, 8, 2. Forse quelli ne erano 7. Se io riesco a ricordarmelo. Wow, 7. Poi sono riuscito a prendere pure la gemma di sotto. Ho avuto un culo. Veramente. Oh. Wow. Vediamo se riesco a ricordarmelo. 7, 4, 8, 2. Cosa abbiamo trovato? Questo cos'è? Ma questa è una lampada. Wow. Una lampada. Cos'è? Questo è... Il profumo della mamma. Wow. Sta ancora lavorando. Ti amo, ma dottore. Aia, che ci fai qui? Non dovresti vedere. Sono...
sapevo, sta ancora con lei. Perché lo sto facendo con la ragazza? Fretta, ma sta andando mai. Dottore, non dovevate lasciare aperta la porta? E non si è rotto. Araba, ragazzi. Mamma, era così felice, ma quel giorno cambiò. Questo profumo, lo sentivo sempre, ma... Questo è buono. Ma alla fine... Questo mamma, il profumo di mamma. Perché l'ho chiusa? Wow, si è chiusa da sola. Devo finire. Aspettate, fatemi salvare. Allora, ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata, che questa è durata di 16 minuti, in realtà dovrà durare di 15. Quindi ci vedremo al prossimo episodio. Bella ragazzi.